esagerate poi si trova scompensata nelle cose quotidiane e banali, no? Sto legno e che, ma cioè, dappertutto questo legno, sì, lo fanno, no? Sì, certo, ecco, sì. Qui un pezzo di faggio diventa una cosa che si, ma infatti spesso si dice che noi questo mare ce l'abbiamo solo, ma di mari belli nel mondo ce ne sono tanti. Ecco, cioè, chiariamo questo. Poi l'appartenenza a un luogo fa sì, ti fa risvegliare quel fatto vitale legato alla tua caratteristica, no? Quindi certi profumi, per esempio nel mio caso personale, di zagara o di gelsomino, sono unici e relativi al fatto che io vivo in questo posto, no? Mattiato, io in qualche misura sotto, sì, questo profilo mi riconosco nella sua esperienza di vita, cioè questo desiderio di fuga e di ritorno, di andare e di tornare. Sì. E lei ha avuto in Milano l'epicentro della sua attività. Senza di dubbio. Artista, no? Non c'è, sì, dubbio. E tuttavia è tornato, e sappiamo tutti perché è diventato quasi un luogo mitico della cultura siciliana, questo ancorarsi sulle pendici dell'Etna, sì, dove lei ha messo su casa. Certo, da 8 anni. Da 8 anni. Sì. Ecco, continua ad avere questo bisogno però di andare, di tornare, questo pendolarismo esistenziale continua. Però purtroppo qui la devo deludere, perché sono un individuo che si disancora con molta facilità. Con molta facilità. Sì. E ahimè sto bene dove sto. Ma non è del tutto estranea all'antropologia siciliana anche questo, cioè siamo agli estremi, credo, da questo punto di vista. Perché io ho parecchie esperienze che mi dicono come il siciliano abbia una grande adattabilità, per esempio, a inserirsi nelle culture altrui. Questa, no? Mi risulta un po' nuova, però ci credo. Cioè, no, io ho avuto perché queste... In generale invece mi pare proprio che si trascini delle caratteristiche che diventano irrinunciabili. Ho dei casi drammatici di cancellazione della propria identità, delle proprie origini. Cioè ho degli amici che vivono fuori e che svolgono attività, diciamo, intellettuale, insomma, i quali hanno cancellato le loro origini. Ah, no, questo io, è giusto. Io lo trovo molto drammatico. Sì, 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 questo è giusto. Peraltro, se mi permettete, certo, l'intellettuale siciliano è un ladro di culture, al contrario. Proprio un predone di culture. Riesce a fare la Mitteleuropa, o per altri versi la Francia, come altri, qui, a ristabilire, cioè dire, le condizioni della Mitteleuropa qui. Cioè dire, lui ha predato anche, come dire, i succhi più impredabili, non ha letto i libri, cosa che... Ma riproduce addirittura... Ecco, ne riproduce in qualche modo le condizioni che hanno dato luogo a quei libri. Difatti, qualcuno scrive libri che si potrebbero riconoscere nell'area della cultura francese, qualche altro libri che si potrebbero riconoscere nell'area della cultura mitteleuropea, ma non perché, come dire, ma perché ne ha assimilato la genesi di queste culture, cioè dire, ne ha predato proprio ciò che le fa nascere. In questo senso proprio dico così, questo predatore di culture. Ecco, ma per banale che sia, in fondo non stiamo facendo il paradigma della diversità siciliana dicendo quello che stiamo dicendo. Lei riconosce la diversità siciliana oppure ritiene che... Mi spieghi bene che cosa intende per diversità siciliana? Ma abbiamo una nostra antropologia che è unica anche in questa arte predatoria di cui parlava Sgalambro. C'è una nostra specificità che non è ragguagliabile a nessun altro tipo di archetipo umano, insomma, voglio dire... Io ritengo che siamo in qualche misura unici lei non ravvisa questa... Sì, ma come sono unici i lapponi, non lo so, se poi ci sono certi popoli che hanno una etnia molto più forte della nostra, meno contaminata, che sono unici, non riesco a cogliere le differenze. Al contrario, trovo invece che il siciliano abbia proprio delle caratteristiche che lo fanno di volta in volta
diverso. Non c'è il siciliano, ci sono certi vizi e certe virtù dei siciliani che sono evidenti, ma non esiste proprio il siciliano, perché credo che tra noi palermitani ci sia una grande differenza, come tra noi ragusani, no? Proprio sembrano addirittura popoli diversi, quindi quando diciamo siciliano dobbiamo dire quale siciliano, di che parte. Sì, questo è molto vero, lo condivido. Poco fa Sgalambro ha pronunciato una parola che mi ha riportato alla musica, Genesi. Lei ha scritto un'opera. Sì. Genesi. Sì. No? Qual è la sua, il suo, ecco, la sua esperienza di compositore di opere? Ah, è quella che i tedeschi chiamavano grande struttura, no? La grande forma, l'idea di misurarsi con strutture non così perfettamente allineate col tempo, no? La canzone è una perfetta sintesi proprio di e la condivido e ne capisco la validità, proprio perché 3-4 minuti sintetizza storie con una perfezione proprio circolare, no? Invece l'opera ti dà la possibilità di misurarti con tempi proprio praticamente più lunghi, con messe in scena che coinvolgono il teatro, quindi la rappresentazione. Quante opere ha scritto Battiato? Opere pure, diciamo, con l'ultima che abbiamo fatto insieme, Cavaliere dell'Intelletto, 3. Poi ho scritto qualche altra cosa. Mi sbaglio o se le mie informazioni sono esatte? Lei come autore d'opera ha esordito al Reggio, al terribile... Sì, al terribile Reggio di Parma. Di Parma. Sì. Com'è stata questa esperienza? Meravigliosa, assolutamente meravigliosa. Ricordo che durante le prove c'erano i maestri sostituti che così mi avevano preso in simpatia, questi anziani professionisti, ce n'erano tanti lì. Allora durante le prove mi ricordo che io feci arrivare dalla Turchia questi amici dervisce, i famosi dervisci tourneur, che facevano la loro cerimonia all'interno di una storia che avevo preparato, proprio che c'era nel libretto, e quindi entravano lentamente nel silenzio, c'erano 3-4 minuti interminabili, così dicevano: senta, tolga questa parte perché la massacreranno, diceva proprio. Viene giù il teatro dai fischi, non dagli applausi. E poi invece... È stato applauso? Enorme, enorme. È stato applauso. Sì, sì, perché poi ancora una volta lì, quando tu segui la tua strada senza curarti dell'ogione o di queste cose, poi capisci che in realtà i loro dissensi sono relativi a una storia del melodramma che ha rappresentato un po' il circo equestre, trapezismo, come si può dire, il gioco così in volo, acrobatico. Quando invece presenti qualcos'altro che non ha niente a che vedere con sì o no, come si dice, sì? Poi invece si comunica con facilità. Ecco. Lei ama la opera? Io amo, o per meglio dire, credo nell'opera oggi, nell'opera di oggi, cioè in un'opera che nasca oggi. In tal senso noi stiamo lavorando ancora ad un'opera con Battiato. Me ne potete parlare se ritenete. Ne devo parlare io? Vabbè. Chi vuole di voi? No, lui. Il Cavaliere dell'Intelletto che ci ha commissionato la Regione Siciliana, veramente è venuta dopo la prima idea che avevamo avuto della scrittura di un'opera, che era sulla caduta e distruzione di Troia, titolo provvisorio, per adesso, ma potrebbe anche rimanere, e avevamo già lavorato, lui aveva scritto più di metà di libretto, io avevo già scritto un prologo, e veramente questo prologo io l'avevo scritto prima di commissionargli il libretto. Quando lui mi diede questa parte, provai a inserire